questo con gli Stati Uniti e contemporaneamente ne hanno quasi concluso uno sul Pacifico. Sotto questi c'è quello sui servizi, TISA, Trade in Service Agreement, cioè libertà di commercio dei servizi, che è quello che raccoglie praticamente, racchiude tutti i precedenti. Riguardo a la salute, quello che in 5 minuti meno riesco a dire per quello che riguarda le ricadute su sanità e salute pubblica. Principalmente, ci vuole gli occhiali, dunque, i settori centrali che questo trattato riguarda la salute si dividono grosso modo in due campi. Uno è indiretto, cioè l'ambiente, l'alimentazione e la tipologia lavorativa e il lavoro, l'ambiente di lavoro. E quello che è il libero commercio dei servizi e delle proprietà intellettuali. Un abbassamento di tutte le normative in maniera di difesa della salute pubblica, di quello che viene chiamato beni comuni e tutto ciò che è utilità pubblica comporta un abbassamento di standard di vita generalizzato. Non lo diciamo nemmeno noi allarmisti, è studi di statunitensi, soprattutto quel che riguardano la salute e l'alimentazione e i consumi. Per l'ambiente è già stato citato, in Europa sono vietati circa 1300 sostanze, negli Stati Uniti 11. L'armonizzazione va nel senso favorevole, cioè si deve andare verso il livello in cui è più favorevole per l'azienda, quindi al ribasso rispetto agli standard europei. Per quanto riguarda i prodotti alimentari, in Europa vige la precauzione, il principio che un prodotto messo sullo scaffale di un qualsiasi centro commerciale deve avere precauzionalmente le garanzie che questo non fa male. Negli Stati Uniti è l'opposto. Se non c'è una conclamata evidenza scientifica, il prodotto può essere commercializzato. I numeri, negli USA c'è 48 milioni di intossicati l'anno, cioè una statunitense su 6 ha mal di pancia per la roba che consuma. 128.000 ospedalizzati e 3.000 decessi l'anno standardizzati. In Unione Europea, che siamo equivalenti, come decessi siamo sotto le 100 unità. Sul lavoro, l'abolizione delle barriere non tariffarie coincide con i contratti collettivi di lavoro, le tutele riguardo alla sicurezza, riguardo anche a ritmi e ambiente di lavoro, con un abbassamento di standard di qualità e di sicurezza. Cioè andando verso il salario più conveniente per l'azienda, anche negli appalti pubblici si stanno già evidenziando all'interno dell'Unione Europea, si disconosce il contratto collettivo, si applica solo il salario di base, il salario minimo. Sulla proprietà intellettuale c'è cioè mentre per il lavoro si va verso il basso, cioè si rincorre, si crea una corsa verso il ribasso, cioè ogni zona farà contratti più favorevoli alle imprese per attirare gli investimenti. È un meccanismo che è una corsa verso l'inferno, cioè non c'è mai una fine. Si va a autoschiavizzarsi per attirare gli investimenti. Se avete seguito la pausa dell'articolo 18 era più o meno ventilata questa, cioè ci abbiamo alle frontiere milioni di investitori, se si leva l'articolo 18 non arrivano. È peggiore. Per quanto riguarda la proprietà intellettuale, cioè i brevetti, nel trattato sul Pacifico, ad esempio il Perù ha affermato che garantisce un maggiore periodo, riconosce un periodo utile per il brevetto contando anche il tempo perso per ricevere l'autorizzazione. Cioè dal momento in cui viene presentato al momento in cui
viene accettato, questo è un periodo che viene aggiunto agli anni standard, con un periodo addizionale non inferiore a 3 anni se viene scoperto nuovi usi clinici o nuove indicazioni terapeutiche del prodotto stesso. Tutto questo, e ce lo dicono l'Associazione dei Consumatori USA statunitense, Public Citizen, costerebbe vite umane perché ritarderebbe l'immissione sul mercato di farmaci generici, che sono quelli che più, a cui più si rivolgono le popolazioni, la parte più svantaggiata economicamente della popolazione, con un rischio anche di aumento dei costi esponenziali. C'è un paio di casi che sono avvenuti alla cronaca. La Zibudina, un anticancerogeno della Glaxo, che costerebbe un brevetto $7,000, senza brevetto generico 70. La stessa cosa con il farmaco antiepatite della Sovaldi, che risulterebbe costare al Servizio Sanitario Nazionale attorno a €45,000 per sperimentazione e brevetti, in Egitto costa 700, un costo di produzione attorno a $300, in India 1 euro a pastiglia per 3 settimane. Se questi sono prezzi confermati, danno un indice di come si strutturerebbero in futuro. Oltretutto, questi trattati tutti si autotutelano, cioè c'è previsto obbligatoriamente un arbitrato sovranazionale a cui le aziende si possono rivolgere in una controversia con lo Stato, che non è un tribunale. Sono avvocati di diritto privato che svolgono alternativamente il ruolo di giudice, avvocato difensore e avvocato d'accusa nei confronti di una questione tra uno Stato e l'altro. Per farvi un esempio, nel NAFTA il Canada è stato condannato a pagare danni per 8 milioni per aver fatto una legge che vieta gli additivi chimici nei carburanti. Il Messico, per aver chiuso una discarica inquinante di una falda idrica, ha dovuto pagare 15 milioni di danni. Al 70-80% vincono le aziende. Il sistema migliore per evitare questo è costringere i parlamentari europei, e poi alla fine dovranno comunque dare parere, a prendersi la loro responsabilità pubblicamente, perché il segreto è facile, poi andando in giro a vantarsi di aver fatto questo è leggermente più difficile. Chi avete letto, e chiudo, il Sole 24 Ore, c'è un articolo che riguarda i farmaci, cioè il mercato dei farmaci è in buona salute, valutano un aumento del 30% di consumi di farmaci nei prossimi 3 anni, fino al 2018, e se guardate le tipologie che danno più in salita, oncologici, diabete, malattie autoimmuni, antidolorifici e respiratori. Cioè il trattato ci fa vivere male, mangiare male, lavorare male, e questo ci guadagnano pure. Prendete questo atteggiamento, purtroppo anche nei sindacati non è così chiaro, cioè non è così immediato, anche se ufficialmente siamo tutti contrari, non riuscire a non farglielo firmare, ed è forse, perlomeno rimandare, è un sistema di autodifesa definitivo. Cioè se riuscisse a evitare di farlo firmare in quest'anno, perché poi c'è le elezioni statunitensi, va dopo un anno, informazione, e costringere chi dovrà firmarlo a metterci la faccia. Non tutti hanno questa scudonatezza. Grazie. Paolo invece in pratica fa parte del comitato italiano Stop TTIP Italia. Si diceva che forse conviene dare un po' d'ordine, e siccome c'era degli interventi anche prenotati con delle relazioni portate, sono state messe anche come file dentro. Però forse, cioè, anche chi non aveva ascoltato l'intervento, insomma, penso che ci sia il diritto di parlare per tutti, quindi non lo so come vogliamo procedere, dobbiamo partire prima da questi... Secondo me, i tempi, dare i 5 minuti, ovviamente si può riprendere...
posso dire una cosa? Semplicemente organizzativo metodologico. Naturalmente è anche legato a che cosa può pensare, cosa posso pensare io che debba fare oggi Medicina Democratica sul problema della sanità. E cioè io credo, non credo che si debbano ripetere le cose, cioè che si debba dire che nelle nostre regioni è un disastro, che a livello nazionale è un disastro, che a livello europeo è un disastro, perché già lo sappiamo. No. Credo che invece si debba dire qual è il nodo principale o i nodi principali su cui ci dobbiamo incamminare e quali sono le lotte o la lotta che noi dobbiamo fare rispetto alla questione della sanità dentro il discorso generale della salute, perché credo che ci sia una differenza tra sanità e salute. La salute è molto un discorso molto più grande della sanità. E quindi, che siccome qui si è parlato di lotte, di conflitto, eccetera, allora dove, come, quando, con chi? Perché se no altrimenti ci ripetiamo che le cose vanno male e che quindi conseguentemente alla fine andiamo via di qui che non sappiamo come ci dobbiamo. Cioè la Medicina Democratica che deve fare su questo discorso sulla sanità? Volevi intervenire ora? Vuoi intervenire anche con il tuo intervento? Voglio essere breve, perché la se no ci mettiamo no, in due cose. Qui ci sono anche dei documenti e potete vedere. Ora, è un po' faticoso questo qui. Abbiamo scelto l'aspetto della tavola rotonda, sinceramente così è un po' faticoso perché viene la presidenza, insomma, non semplifica, io lo dico, però facciamo quello che possiamo. Io do ragione a Aurora nel senso che l'intervento poi non lo forniremo, anche perché io l'ho fatto a nome del collettivo SOS, siamo un collettivo di lavoratori di Massa Carrara, è il contributo di diversi, siamo medici, infermieri, operatori, amministrativi e ve lo forniremo. Ecco, io dico, mi riparto di quello che diceva Aurora e voglio essere breve a grandi linee, no? Così vediamo, lui diceva. Insomma, da dove dobbiamo cominciare? Io penso che una parte, un aspetto a cui noi dobbiamo cominciare, non dobbiamo tralasciare, è l'aspetto della questione dei lavoratori della sanità. È un intervento che io ho fatto altre volte, chi mi ha sentito mi ha già sentito fare. Perché io dico questo? Perché io dico che oggi il progetto che loro hanno in corso di privatizzazione della sanità pubblica ha bisogno di due aspetti fondamentali, il consenso e l'adesione. Questo consenso e questa adesione loro lo chiedono in maniera differente a due soggetti, ai cittadini perché abbandonino il concetto di universalità della salute e ai lavoratori perché sempre di meno rivolgano la loro attenzione alla cura del paziente e sempre più la rivolgono agli aspetti burocratici, istituzionali, amministrativi, di pace, di risparmio. Questo ci chiedono a noi e per farlo loro stanno mettendo in moto una serie di misure concrete per fare in modo appunto che questo ambito, che è quello del lavoro, che si potrebbe mettere di traverso. Vi faccio un esempio, non avrebbero mai potuto, o se non altro, avrebbero trovato grosse difficoltà poter costruire gli ospedali per intensità di cure dove il principio cardine è 5 giorni di decenza, se la classe medica non avesse accettato che la politica gli desse il TTAC, che i pazienti devono stare ricoverati 5 giorni. E non c'è che ce la cantiamo e ce la diciamo, la classe medica gli ha dato questo TTAC perché avrebbe potuto dire no, non sei te la politica che scegli quando io curo il paziente o quanto tempo tengo ricoverato, ma sono io in qualità di medico che decido che cosa serve al paziente, invece decide quello che serve alla politica. Questo è un dato oggettivo, ma per fare questo loro non è che soltanto ce lo chiedono in maniera... Il concetto che non l'ho capito. Quello l'ultimo? Sì. Quello dei medici? Allora, l'ospedale per intensità di cure prevede una degenza soltanto di 5 giorni. Alla fine dei 5 giorni il paziente deve essere dimesso. No, ascoltami, io lavoro in una WIC, noi diventiamo... C'è scritto, e questo è le linee guida della regione. Portare le bugie, soprattutto tra di noi.
No, ma non ti sto raccontando delle bugie, ascolta, io lavoro, ti faccio un esempio, io lavoro in... qui della Wix Surgery. No, non soltanto la Wix Surgery, ma anche nella Wix e nella Day Surgery dove è stato applicato. Ascoltami, io lavoro in una Wix adesso, no? Oh, allora, se noi stamani abbiamo sentito colleghi preparati più di me su certe cose, no? Allora se ti dicono che certe pubblicazioni scientifiche sono fatte, non sono effettivamente pubblicazioni scientifiche, ma sono pubblicazioni che sono, come dire, funzionali ai progetti che ci hanno dietro. Ora hanno fatto fior di pubblicazioni scientifiche dicendo che la calcolosi della colecisi in Bediolattaro può stare ricoverata soltanto 24 ore. Questo può essere anche vero in linea di principio, quello che non è vero nella pratica, che quando ti fai un intervento c'è l'individuo, la persona per cui la reattività all'intervento, la capacità di guarigione, la sintesi di guarigione è individuale, anche il tuo percorso personale, voglio dire, senza considerare poi la dimissione precoce significa abbandonare il paziente che può essere anziano, non ha la struttura che lo segue, non ha i familiari che abita all'ultimo piano, deve fare le scale, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui vuol dire, a me non me ne frega niente se loro fanno le pubblicazioni scientifiche. La mia pratica mi dimostra dopo 34 anni di chirurgia che non funziona così per quanto riguarda l'operato. Punto, ti voglio dire questo. Allora io dico, loro chiedono a noi operatori, a tutti, poi dipende da noi vedere se vogliamo o non vogliamo sottometterci, no, a questa adesione, a questo consenso. E per farlo loro hanno sviluppato una serie di passaggi normativi, legislativi, repressivi, economici e premiali per fare in modo. Oggi quando si punisce un medico sulla questione dell'appropriatezza e si fa la sanzione economica, se il medico ti segna un attacco o un'altra cosa, vuol dire la politica metterla in pasto in quello che è la, come dire, la capacità del medico decisionale o quella del personale femministico di non assumere a sé comportamenti contrari alla mia etica o anche alla mia visione del mondo. Allora, e chiudo, per dare spazio agli altri. Questo è un aspetto che secondo me va studiato in profondità, va capito, dobbiamo vedere come organizzarci su questa cosa e fare in modo di sottrarre questa parte del consenso e questa adesione. Perché sottrarla? Sottrarla perché poi ha conseguenze nefaste sugli stessi lavoratori, perché ritmi di un certo tipo, stamani abbiamo parlato, non ci vuole entrare nel merito, ma nefaste anche perché al centro mette il discorso che involontariamente e non perché uno la pensa così che vuole privatizzare, noi poi ci troviamo a dover, come dire, essere il carro trainante di un progetto di privatizzazione e di negazione del diritto alla salute. Penso che questo sia un fatto che noi dobbiamo cominciare, come dire, come nelle fabbriche 30 anni fa i lavoratori assumevano a sé la questione della nocività, ma la questione che la nocività era nociva per loro ma nociva per la società, noi dobbiamo assumere a noi come lavoratori della sanità che queste scelte noi dobbiamo in qualche modo ostacolare nei modi e nelle misure che saremo capaci di farlo e con l'aiuto e con il sostegno che saremo in grado di mettere in campo. Poi la relazione parla delle cooperative, parla di non-forza, poi noi ve la forniremo in modo che possiamo anche farci un ragionamento su. Dibattito dopo, vero? Allora, Patrizio, io penso che sono state dette tante cose, quasi tutte condivisibili. Penso che le cose su cui in sanità si dovrebbe concentrare, secondo me, che l'Assemblea Democratica dovrebbe impegnarsi in questo periodo, cosa che sta già facendo, peraltro, è da un lato contrastare il fatto che tutto sta portando allo sviluppo di una sanità integrativa, quindi alla progressiva dismissione del servizio sanitario, e tutto quello che sta succedendo adesso converge verso una crescente, verso l'avvio del cosiddetto terzo pilastro, quindi la sanità integrativa. Questo penso che sia uno dei compiti che dobbiamo darci nell'immediato, perché è un discorso non accettabile, vuol dire smantellare il servizio sanitario, vuol dire creare una sanità di serie A e di serie B, e quindi penso che questo sia uno dei compiti. Come
Quindi questo richiede alcuni passaggi di lavoro. Uno verso i sindacati, che devono assolutamente smettere di contrattare tra i benefit aziendali per i lavoratori una copertura sanitaria. Questa è una cosa che deve entrare nella testa dei sindacalisti. Noi abbiamo diritto alle cure in quanto cittadino, in quanto solo lavoratori. Io penso che questo è un tema su cui dobbiamo quantomeno ragionare al nostro interno, e io penso che vada rifiutata questa forma. L'altra è, io non entro sul sistema d'azienda, su cui non sono completamente d'accordo che le aziende possono gestire la sanità, però rimando un'altra discussione, un altro momento di questa discussione. Penso però che si debba intervenire, cosa che abbiamo già detto a Milano, abbiamo già detto in molte altre cose pubblicate sulla rivista, sul sistema di finanziamento del servizio sanitario. Finché noi non interrompiamo la logica del pagamento a prestazione, penso che non usciremo da questo sistema che gira a vuoto, che produce prestazioni, produce meccanismi che fanno tutto tranne che produrre salute. Quindi questa logica del pagamento a prestazione penso che vada interrotta, e in qualche modo si sono, ripeto, senza farla lunga, però sulla rivista ci sono già tutta una serie di esperienze portate, di proposte concrete, in modo da retribuire la longevità, la salute, e questo ridarebbe slancio, anche da, quindi facendo ritornare conveniente, anche dal punto di vista economico, alla prevenzione, che è l'unico modo per provare a rimettere l'accento, visto che mai si ragiona solo in termini economici. E l'altra cosa che mi interessa sottolineare è che la medicina democratica deve contrastare quello che sta marciando, che è un pensiero unico anche in medicina, che riguarda ormai anche i medici che pensavano di essere indenni dalle critiche, dalle cose, ma ormai sono tutti irrigimentati, o perlomeno cercano di farlo. Per citare le ultime due cose, le minacce riguardanti chi non vuole vaccinare, chi sconsiglia le vaccinazioni, chi solo osa ragionare sulle vaccinazioni e chi osa ragionare sui sistemi della propria testa. Posso dire una cosa? Ma davvero, ora ci siamo messi così perché con la stanza bella, ma voleva mettersi in gioco, che va anche lei. Io volevo dare uno spunto di riflessione anche su un'azione che può fare medicina democratica, no? Cioè schierarsi apertamente dicendo no alla guerra, perché il fatto che noi facciamo la guerra, che spendiamo 80 milioni di euro al giorno per le armi, che oggi sempre più questa istanza viene avanti, no? Per tutto quello che succede, ecco, vuol dire tagliare i servizi, vuol dire incentivare ancora di più la strada verso il PD. Questo è uno schierarsi, dire no alla guerra in nessun modo, né per spese militari che ci sono già state, che sono già state, né per quelle future. Io su questo un ordine del giorno, con una mozione all'assemblea, io mi sto sull'accordo di dal punto di vista metodologico, scusate. Cioè, come organizzazione, allora non ci siamo organizzati per questa assemblea. Prendiamo le atto, non è colpa di nessuno, le cose sono andate così bene, però organizziamoci, se no andiamo al casino. Allora, secondo me, ognuno, per esempio, il dibattito tra la compagna e il compagno richiede ospedale intensità di cure, il metodo, che poi il discorso dell'azienda. Allora, lavoriamo adesso in maniera apparentemente superficiale, però individuiamo delle parole chiave, come si faceva un tempo, no? Per esempio, individuiamo delle parole chiave. Poi Aurora dice, noi non abbiamo la forza di affrontare tutte le parole chiave che verranno fuori di qui. Selezioniamo con tutta la nostra serenità alcuni punti, e quelli diventano i punti di approfondimento del lavoro futuro del nostro, perché sennò ognuno ci mette la sua cosa, è insoddisfatto lui perché voleva dire 100 cose e ne dice 2, e un altro non è d'accordo, non c'è il tempo per fare il dibattito, è il famoso casino. Io propongo il metodo che ognuno si esprime nei 7 minuti, 10 minuti e dice le cose che gli stanno. Però poi dice, secondo me,
da tutto questo che mi frulla in testa, la parola chiave è, per esempio, rapporto tra, per esempio, da quello che ha capito lui, cioè, sta arrivando questo tsunami della integrativa, e sta arrivando questo attacco della privatizzazione. Allora, questo è un argomento enorme. Medicina democratica lo ritiene una parola chiave da trattare e fondamentale? Bene, allora le persone che vogliono da ora in poi, non tre anni, ma da ora in poi, si vendono, fanno un lavoro e gli si danno i tempi e poi producono un documento, producono che poi viene discusso dall'assemblea, non so, dal consesso di medicina. E così per ogni cosa. Organizzazione del lavoro, organizzazione, questa è lo tsunami della privatizzazione, ma dentro c'è il cancro nell'organizzazione del lavoro. Per esempio sulla, ci sono modelli diversi, no? Ci sono, non possiamo affrontarlo così. Io so poi più o meno lui di cosa vuol parlare, che è un'altra cosa importantissima, sono tutte cose importantissime. Faremo una selezione, ci assumeremo una selezione di alcune parole chiave e quelle che diventeranno. Ah, scusa, basta, scusate. Non sono io. Senti dopo lui. Io volevo raccogliere, io sono molto veloce, quello che volevi sentire lo dice dopo lui. Io volevo dire solo un'altra cosa, stimolato da pochi minuti, da quello che ha detto Aurora prima, cioè ma non c'è bisogno di dire tante cose, che il processo di privatizzazione che avviene, quello che Renzi ha chiesto alle regioni, il lavoro che a livello toscano, in modo particolare che viviamo noi, sta facendo Rossi e via da tutte le... tutto questo lo sappiamo. Ha chiesto una cosa, cosa fate? Ecco, io dico solo questa cosa qui, molto pratica. Noi in Versilia abbiamo di fronte a tutto questo, con i limiti e con i problemi che abbiamo, cerchiamo di muoversi in questo modo qui. Innanzitutto i compagni che sono impegnati all'interno dell'ospedale, all'interno del servizio sanitario, TNLSU eccetera, fanno un lavoro di controinformazione, di propaganda, di agitazione. Prepariamo volantini, li scriviamo a nome di Medicina Democratica e non occorre molte volte essere Medicina Democratica perché possiamo usare altri tipi di firme, il sindacato è un'altra cosa eccetera. Ci si muove su queste cose. E fondamentalmente per noi è importante unire i lavoratori e i cittadini insieme. Quindi anche questo è un'altra cosa, che stimoliamo all'organizzazione, all'unità, a reagire in qualche modo a tutto quello, ora non ci entro proprio, che sta avvenendo in Toscana, quella che è la controriforma Rossi e via dicendo. Non ultimo abbiamo partecipato con le dovute cautele per quello che vale per noi il referendum, ma è sempre un momento di incontro, di partecipazione, abbiamo partecipato anche a quello. Ci si muove in questo modo qui. Ora altre cose. Per esempio una delle cose che i cittadini con i quali si dialoga e si parla, con gli utenti, i pazienti eccetera, è anche quello di stimolare, ma non, la parola stimolare vuol dire mettere le istituzioni di fronte. Per esempio si sta parlando in qualche modo, se ci sono le condizioni, se c'è la possibilità di occupare il comune di Viareggio, proprio perché il sindaco dovrebbe essere garante di tutto questo e altre cose di questo genere. Però di fronte alle istituzioni, qualcuno l'ha detto stamani, ah Michelino, non ci si va con il cappello giù, e quindi ci si stiamo muovendo in questo modo qui. Ci muoviamo naturalmente anche come sezione, oltre che come cittadini, utenti, lavoratori eccetera. Ecco, una cosa di cui come Medicina Democratica sentiamo il bisogno è quello di trovare il bandolo, nel senso che di vedere se a livello nazionale, per esempio, si potrebbe fare un incontro esclusivamente su questo argomento, un incontro però magari mandando delle relazioni dove uno parla e descrive la propria situazione o la situazione regionale, ma un incontro di sintesi e di valutazione e di conseguente organizzazione. Noi non possiamo mancare, e questa è una grossa cosa che penso tutti viviamo, con disagio, mancare rispetto al problema della salute e della sanità di cui stavo dicendo ora.
Sulla salute noi abbiamo tutto un altro aspetto, il problema della verità, della giustizia, della sicurezza, sulla questione di Viareggio, no? Ma per quello che riguarda questo aspetto qui, manca caro, noi dobbiamo farlo vivere in queste cose. E di conseguenza cercare, per esempio la proposta che in qualche modo si fa è quella di trovare il modo come sezioni a livello nazionale di fare un incontro, non lo so da poter sviluppare, ma prestissimo, perché le cose stanno andando come stanno andando. Magari se dite mi chiamo Samara Sonnetti, sono consigliere comunale a Casoledelsa. No, io a Casoledelsa, provincia di Siena. Dunque, vorrei segnalare un problema specifico. Tutti voi sapete il riscaldamento del clima, speriamo che a Parigi riescano a fare qualcosa di buono. Vorrei segnalare il problema, la condizione di quei lavoratori disgraziati che lavorano all'aperto da giugno a settembre. Ci sono stati diversi morti nell'agricoltura, penso a quelli, alle persone che lavorano per le strade, ai muratori quando lavorano sui tetti. Quindi io credo che questo sia un aspetto specifico di cui Medicina Democratica si debba fare carico. Ora, io non sono un medico, non so quali strade nella USL devono i medici del lavoro, per esempio, direi di fare una mozione perlomeno al Consiglio regionale, perché se ci fosse un'ordinanza approvata dal Presidente, comunque dal Consiglio regionale, e che passasse nelle ASL, non so quali strade poi, cioè un'ordinanza che dicesse queste persone almeno da giugno a settembre lavorassero con un orario unico, magari dalla mattina presto, un orario spalmato verso sul sabato. Però io vi dico, ci sono persone che quest'anno alle 15, alle 17 nei campi all'aperto con 42 gradi, questo non si può tollerare, e ci sono state delle morti in effetti. Poi, senza parlare pesticidi e altre cose, noi ne parliamo dopo scena, e quindi chiedo gentilmente veramente di farsene carico, però ripeto, penso alla strada del Consiglio regionale, non so nella ASL quale cosa fare, ecco, perlomeno una dichiarazione, un intervento, delle comunicazioni, insomma, lo sapete meglio di me, grazie. Dunque, io ero già intervenuta un po' su questa questione stamani mattina, volevo dire che sul che fare, no? Dunque, Medicina Democratica io credo che sia un'organizzazione che ha delle potenzialità molto ampie, perché noi abbiamo al nostro, prima di tutto siamo rappresentativi di quasi tutta la parte d'Italia. Ci sono all'interno competenze alte nel settore sia della salute che della sanità, e qui oggi sono state anche espresse, lo saranno ancora anche, no? delle esperienze anche alte di lavoro e rivoluzionarie tra virgolette. Per cui noi però dobbiamo saper cogliere questa nostra potenzialità e chiarire al nostro interno quello che noi pensiamo che vogliamo fare, cioè spazzare via tutto ciò che è stato proposto in termini che è diverso dalla lotta, ecco, intendiamolo così, cioè, quindi affermare prima di tutti quelli che sono i principi che dettava Mattacaro, e cioè secondo i quali questa società è marcia e noi ci dobbiamo porre in termini di opposizione, di cambiamento nei suoi confronti, e quindi questo deve essere anche un aspetto chiaro. Quindi se io affermo questo non posso certo dire che voglio cercare il consenso del rispetto ai piani sanitari, voglio andare a trovare il bello e il buono, cioè purtroppo noi dobbiamo essere coscienti che la maggior parte delle cose che ci vengono proposte sono edulcorate e vanno in un senso preciso, che è quello di privatizzazione della sanità, perché lì ci sono profitti, si vuole trasformare la nostra sanità in una sanità assicurativa,
E il fatto che io dicevo prima della guerra, bisogna anche aver chiaro, dire con chiarezza, come ci schieriamo noi per rendere chiaro che oggi il nostro sistema va in quella direzione, va nella direzione della guerra perché è quella che gli è utile, no? Che persegue, e quindi tutte quelle spese che sono convogliate in quel senso vengono tagliate da un'altra parte, sono sulle spalle dei lavoratori, della società civile, e quindi corrispondono precisamente a questo. Noi credo che dovremmo chiarire quale strada vogliamo perseguire, perché mi sembra che questa chiarezza al nostro interno non ci sia poi così tanto. Ci sono pareri e diciamo, idee anche un po' contrastanti, no? Quindi se la nostra strada è quella dei nostri predecessori che hanno segnato loro, dobbiamo andare in quella direzione, allora sapremo che fare, sapremo che ognuno nel suo territorio potrà mettere in campo quelle lotte che vuole a nome di Medicina Democratica, essendo sicuro che rappresenta l'anima e quello che vuole effettivamente il movimento. Bene. Non so se mi riesce, perché anch'io sono un po' confusa. No, dicevo, a parte nessuno di noi qui comincia una battaglia su questa cosa oggi, no? Siamo tutte persone già impegnate sul tema della difesa della sanità pubblica, quindi io vedo che oggi noi dovevamo più che altro mettere insieme le nostre esperienze per farle crescere e farle diventare più importanti, no? Quindi io credo che ci siano sicuramente delle cose, parole chiave, che penso si condividono già di partenza, no? Quando ha detto il discorso della guerra, è chiaro, penso che si possa forse fare un ordine del giorno, e non è neanche forse solo di questo gruppo, sì, dove si dice che appunto chiaramente Medicina Democratica è contro tutto l'aumento delle spese militari, e che se i soldi casomai vanno investiti nella salute, nella prevenzione, questo penso faccia parte. Ora, l'intervento anche sul TIP, che poteva sembrare fuori luogo, non è nemmeno tanto fuori luogo, perché comunque c'entra, perché è un elemento determinante, perché se chiaramente c'è un impegno che già c'è, non è che oggi stiamo a partire con delle cose nuove. Sì, e si riesce, diciamo, a imporre, a aumentare le nostre forze, a condividerle contro la firma di questi trattati, forse un rallentamento si fa, come sul discorso delle privatizzazioni, no? Però, ecco, a parte questi punti cardine, il problema secondo me è capire anche azioni concrete, e soprattutto mi sembra che dalle cose che sono venute fuori anche in questi giorni, su alcuni punti io credo ci sia bisogno di approfondimenti ulteriori. Non so se si dovrebbe fare dei seminari o così, perché per esempio su alcune cose, se parlavo delle aziende ieri, no? Neanch'io concordo, ci siamo incontrati più volte con Beppe, però certamente ci sono degli spunti nelle cose che lui ha studiato dal punto di vista forse aziendalistico, e però potrebbero venire dalla nostra parte, perché se alla fine noi si riesce a dimostrare, e si sa, ma si riesce a dimostrare con numeri, che l'esternalizzazione costa di più, quindi questa è una bufala, quella che si risparmia, cioè penso che ci aiuta, no? Come anche il discorso che viene fuori delle, ora la Gina la si è allontanata, dell'intensità di cura, cioè secondo me non si può essere semplicistici, non si può dire, cioè i modelli organizzativi ospedalieri bisogna un po' guardarseli secondo me, e cercare un po' di, ecco, io però le butto là queste cose, nel senso le butto come proposte anche di lavoro future, no? Mentre chiaramente l'assistenza sanitaria integrativa, secondo me, credo che tutti noi, in ogni torre volantino, in ogni cosa, perché poi dice Gianfranco, noi si è fatto questo, cioè tutti noi si può portare delle esperienze, tutti noi si è dato volantini e probabilmente si dice le stesse cose degli stessi volantini, no? Forse se dopo qualcuno interviene per il coordinamento toscano per diritto alla salute, si è fatto delle campagne contro i ticket, si è scritto migliaia di cose su queste cose, si è cercato banchini, coinvolgere le persone, informare e così via, no? Ecco, però chiaramente, e quindi si è detto migliaia di volte il discorso dell'assistenza sanitaria integrativa, però se si dice oggi lanciamo anche una campagna
si manda in tutte le fabbriche, in tutti, ora per esempio la CKPM so che ha fatto un comunicato e nell'accordo integrativo mi pare sia, no, nel contratto nazionale perché non venga inserita l'assistenza sanitaria integrativa. Quindi se su alcune cose, diciamo, su cui già ognuno di noi ha fatto le sue battaglie, queste le si condividano di sicuro, penso si sia già in grado di mettere dei punti fermi. Per altre, secondo me, non si può mettersi ora a discuterne, perché sennò si rischia di perdere un po' l'unità, no? Però si potrebbe trovare degli argomenti da approfondire, come anche quando la Gina ha detto la dimissione precoce. Certamente tutti si dice il rapporto ospedale-territorio, come lo vorremmo, il territorio, come lo vorremmo. Cioè, questo però secondo me non è che oggi si può, non lo so, ora magari se c'è altri contributi. Si va chiamata o? Tesoro di quello che è stato detto stamattina per compagno dell'Emilia, che ha detto non parlare tanto perché per parlare c'è posto qui dentro, io presento che ci vogliono 9 minuti e mezzo. Quindi posso provare a stare in otto, provate a fare gli gnami, se no è una cosa insieme. La compagna deve presentarci. È il contributo della sezione di medicina democratica di Viareggio per quanto riguarda gli specialisti della rieducazione. L'intervento è riabilitazione. L'intervento è tecnico perché riteniamo che quello che accomuna il pensiero di Macacari, quello che accomuna il pensiero di Carlo Perfetto, come ci rifacciamo, è che conoscenza uguale libertà. Se non conosci, non puoi pretendere questo libro. E la non delega passa attraverso la conoscenza. Conoscenza all'interno del movimento, conoscenza da parte degli operatori e conoscenza da parte dei cittadini. Frecciatina sulla rivista. La rivista deve essere, avere anche una valenza di carattere divulgativo, nel senso nobile della parola di Dio. Il sito deve essere raggiungibile da una questione di parola. Medicina Democratica ha pubblicato un primo contributo nel 2019. L'anno scorso, intitolato Una rivoluzione riabilitativa. Perché è stato intitolato così? Questa è un'intervista fatta a Carlo Perfetti, rivoluzione riabilitativa, perché negli anni '80 questo pensiero ha sconvolto il mondo riabilitativo e proprio perché l'ha sconvolto nei suoi interessi di profitto è sempre stata osteggiata. È ovvio che in una situazione di debolezza e fragilità della sanità chi è osteggiato lo viene ancora di più. La nostra sezione insieme ad altri abitatori d'Italia vuol fare memoria storica, ma memoria per il futuro. Velocemente, anni 60, anni 70, anni 80, movimento studentesco, rivoluzione riabilitativa, e nei nostri slogan era di proporre che l'emiplegico, che è stata la sfida, e tutt'oggi se voi incontrate un paziente emiplegico per la strada, lo riconoscete automaticamente perché c'ha la mano così. Non esiste un paziente emiplegico che sia trattato con lo scopo ideale, perché la scienza si muove attraverso ideali e tendenze, se no la ricerca si ferma, di restituirgli i movimenti raffinati delle dita perché possa tornare a carezzare il proprio bambino, possa tornare a suonare il pianoforte, possa tornare a scrivere. È una sfida difficile, ma solamente attraverso le sfide procede la scienza. Noi gli emiplegici sono pazienti che dal punto di vista cinematografico, filosoficamente si dice fenomenico, sembrano malati di movimento, in realtà hanno avuto lesioni al cervello. Quindi il cervello è la sede della conoscenza e solamente sottoponendoli ad esperienze di conoscenza questi pazienti ritirano fuori i loro movimenti. E più noi si ottenevano movimenti dalle mani degli emiplegici, più venivamo osteggiati, perché questo rompeva coglioni alle baronie universitarie dove valeva la elettroterapia, oggi vale il botulino, oggi vale la robotica.
di volta in volta pagano quello che è il mercato del profitto. Perché erano studio? Perché il millennio non veniva considerato da nessuno, tanto se il millennio con la gamba al faccetto si sposta nello tempo, trovate voi un posto della faccia della terra del mondo, perché c'è il mondo di lavorare, purtroppo in Giappone, dove siamo toccati le espatriate, prendono in considerazione il recupero dei movimenti della mano e dell'alto superiore. Quindi le sfide, le mie invece con l'alto superiore della mano e l'emergenza del movimento vuol dire far tornare fuori un movimento che se ne è morto. Una ragazzina che raggiunge un oggetto, una ragazzina che gioca con una bambolotta, una ragazzina che prende un oggettino, non fanno parte della qualità della vita. Perché noi non dobbiamo impegnarci per capire quali sono i limiti della velocità? Definizione di riabilitazione. La riabilitazione è quella disciplina che studia le potenzialità del recupero nei limiti concessi dalla biologia. Ma i limiti della coscienza della biologia li conosciamo? Conosciamo quanto il cervello, il sistema nervoso centrale può cambiare? Fino a qualche anno fa si diceva neuroni distrutti non c'è più niente da fare. Adesso gli studi hanno scoperto che ci sono delle cellule staminali che non c'è bisogno di comprarle, perché ce l'abbiamo già depositate nel cervello, che però non migrano. Rimangono lì, come si fa a far migrare se te attivi il cervello per fare delle esperienze conoscitive, le cellule staminali cominciano a migrare e andare, quindi sono gratis, ce le abbiamo disponibili. Quindi, ma se non conosciamo la biologia, non possiamo mettere in moto tutti i meccanismi, che questo è anonimo, anni 60, quindi è un vecchio, tra virgolette, ma ancora una prepotenza attualità, dobbiamo insegnare ai nostri pazienti, giovani, anziani, e poter recuperare la speranza di riorganizzare un movimento di carattere punto. Ancora più veloce, un movimento di carattere punto vuol dire non solamente usare la mano, vuol dire usare il braccio, usare le cose per fare cose affinate. E muove attraverso le nostre esperienze conoscitive tutto il cervello, dalla parte posteriore alla parte anteriore, e strutture anche sottocorticali. Domanda, ma all'interno di medicina democratica, riteniamo giusto che chi è dentro medicina democratica giustamente sappia che cos'è l'amianto, sappia che cos'è l'asbestosi, ma dobbiamo chiederci magari che cos'è lo sprouting. Lo sprouting è la capacità del sistema nervoso centrale di rigenerare fibre rotte. Perché noi non possiamo, stabiliamo che l'emiplegico o il paraplegico sono condannati alla disabilità e poi giustamente devono essere inseriti, devono trovare lavoro? Perché noi non dobbiamo darci delle conoscenze, almeno le conoscenze di base di carattere tecnico e di carattere biologico? Quindi, cosa avevamo proposto a quel tempo? Proponevamo che degli esercizi ad occhi chiusi di riconoscimento di superfici o di riconoscimento di forme ad occhi chiusi facevano sì che all'interno della mano ritornassero i movimenti raffinati. Per la speranza, la tendenza della presunzione della restituzione dell'integro. Noi sosteniamo che sia doveroso studiare la possibilità che uno ha avuto una lesione cerebrale possa tornare a muovere la mano come prima. Non ci arriveremo, ma non è detto dal punto di vista scientifico, è il diritto epistemologico stabilire che uno che ha avuto una lesione è un handicap. Quindi, Maturana Varela diceva nel 1984, la conoscenza della conoscenza ottima, cioè abbiamo il dovere di conoscere. Quindi, proposte operative concrete sono 7 minuti e mezzo. Se volete comprare, c'è un aperto di trasporto. Scusa se mi interrompo, però la cosa che io voglio dire è che noi qui dobbiamo discutere della privatizzazione della sanità e di che cosa facciamo perché resti un servizio sanitario universale e che la gente non venga mandata a casa quando viene ricoverata. No? Adesso, un discorso sulla riabilitazione mi va benissimo, ma proprio in termini generali. Nei termini tecnici, primo non lo capisco, io sono un ex metalmeccanico. Posso finire? E secondo, tutti i compagni che mi hanno preceduto non sono stati. Io posso finisco, ho ancora 30 secondi. 30 secondi finisco. Cioè, posso finire? Cioè, questa. Posso finire? Posso dire? 7 minuti di visitare. Quindi io propongo. Se rispondete, no, andiamo nell'altra stanza, a noi tre. Sì, no, scusate, ragione. Allora, Laura ha detto una cosa molto importante. Lo ringrazio per l'invito, perché ho fatto questo esempio di carattere tecnico, Laura. Perché questa accezione tecnica della riabilitazione è quella che è più attaccata nel settore pubblico. È la cartina di tornasole, le forme di riabilitazione che tendono ad essere distrutte sono queste perché richiedono tempo,
vanno contro i tempi di trattamento e ti dico una cosa molto triste, lo sai chi se ne porta a casa le cliniche private? Sono le cliniche private, senza fare nomi, senza fare cognomi, attori, politici, sono quelli che vanno a farsi riabilitare così, nelle cliniche private. Oh. E questo modo, senza fare cognomi, come diceva il compagno stamattina, per cui l'esempio tecnico è il mio, quello che lo propongo come proposta è che le conoscenze di carattere tecnico, sono d'accordo con te, possono apparentemente essere di nicchia, devono diventare disponibili e pubblicabili, così come io, che non me ne intendo assolutamente un altro, so che cosa vuol dire asbestosi, so che cosa vuol dire cancro, cosa vuol dire leucemia, è una conoscenza diffusa. Sulla biologia del recupero non c'è conoscenza diffusa. Io ritengo che la conoscenza sia un dovere di medicina democratica, degli operatori che appartengono, eccetera. Questa è la mia opinione, cioè penso che sia libera la loro opinione. E questo modo di vedere la realizzazione è quello che è osteggiato di più dalla sanità pubblica e quello che viene più preso e impossessato dalla sanità privata. Noi, dietro a quello che aveva proposto il compagno, il compagno è quello di lavorare per temi, quindi noi proponevamo nella scaletta più possibili come impegno del 2016 un termine che è la riabilitazione intesa come prevenzione della disabilità. Venendo dietro al compagno della statistica che ha detto la qualità della vita vuol dire la disabilità è una zona sulla quale si fa commercio, si vendono ausili, si vendono robot, si vendono carrozzine. Perché un ragazzino deve essere condannato a controllare le carrozzine l'ultimo libro e dare soldi in una ditta privata? Quindi proporrei come tema di discussione sulla quale in medicina democratica, in sezione per legge, si ritiene disponibile a organizzare un seminario, la mia proposta di carattere generale ho finito, è che le diverse sezioni che Milano per motivi di un certo genere, Genova di altro genere, hanno esperienze e conoscenze del settore, possono fare da focus, da coagulo per proporre delle iniziative, ci muoviamo in modo che queste iniziative e in sezione di medicina di carattere generale, tolto la parola al compagno, non so se sono d'accordo, si potrebbe proporre per seguire questo tema. Il motivo più privato è che questo modo di lavorare è il sintomo, è la cartina di tornasole del modo di riabilitazione che viene più osteggiato, perché è contro i tempi di trattamento e è gratuito per tutti, mentre non può essere speculato. Mentre io posso vendere il botulino, posso fare i soldi sul botulino, posso fare i soldi sulla robotica, su questo modo di riabilità. E io scusate se sono molto il capitale. Io ho cercato di stare, scusate soccorso, ma il mio lancio è diventiamo bravi in tutti i settori, compreso l'amianto, compreso la biologia. Infatti, è questa, è una linea strategica. E anche una ricerca, che non è una ricerca che viene fatta nei laboratori, che viene fatta nel chiuso di università, al Sant'Anna, dove si produce la robotica, che è utile per questo mercato, ma viene fatta, può essere fatta ed è fatta oggettivamente da chi lavora sul posto di lavoro. Per questo noi l'abbiamo proposta, perché ha una valenza rivoluzionaria, è molto avanti ed è sempre stata osteggiata, nessuno la conosce e quindi non è in contrasto con quello che oggi si dice, perché fa parte anch'essa proprio di questo processo. No? No, io vorrei fare una proposta pratica. Allora, sono ignorante, vi vedo molto convinti, quindi apprezzo. Allora io dico, il nostro ragionamento sulla privatizzazione, cioè di osteggiare la privatizzazione, è proprio come movimento di lotta, non potrebbe venire fuori da questo gruppo una sorta di declinazione di che cosa nella nostra esperienza si vede come processi di privatizzazione e quindi individuare in quegli incontri, in quell'incontro delle varie sedi, un luogo dove fare la somma, perché non ce la facciamo qui. Però io dico la privatizzazione del ricovero dei letti, il discorso di prima, dei bici, del recupero della mano, quella noi facciamo una declinazione in base alle nostre esperienze. Ognuno di noi, se ha qualche cosa di materiale, lo invia successivamente per dare corpo a questo. E quello che viene fuori
si sottopone a medicina democratica, alle istanze superiori, per dire su questi esempi si può fare un lavoro complessivo, ma anche una campagna specifica da allargare a livello nazionale, forse come gruppo di lavoro, a partire dalla declinazione di quello che si conosce dei processi di privatizzazione, perché un conto è il discorso politico generale, ci vuole un ozio ma non è il luogo. La ricchezza qui sono le esperienze sul territorio. Sì, no, niente, io ho pochi minuti per dire che allora io credo che sia, per essere molto pratico, importante secondo me calendarizzare, vedere di trovare un momento effettivamente in cui magari Medicina Democratica a livello nazionale possa definire una sorta di nuovo incontro dove approfondire dei argomenti più diciamo così più molto più puntuali e verificare alcune cose. Il problema però è che in questo momento ben preciso, e io noto o almeno io sento personalmente che siamo in una fase ancora più emergenziale di tutte le emergenze che ci sono state fino adesso, e che tutto questo che ci è appena stato detto, e che dal punto di vista logico ci può anche stare, cioè il fatto che si vogliano cancellare degli elementi anche pratici che però vanno a ridurre diciamo le speculazioni di fatto finanziarie, no? Può anche essere vero, però il problema è che già oggi c'è un emendamento presentato dall'onorevole senatore Gelli, PD, nel quale praticamente viene esplicitato che all'interno della nuova legge di stabilità che dovrà essere approvata a breve, si fa un intervento appunto per fare in modo che si possa agire sulla questione appunto dei medici che dovrebbero avere poi una sorta di multa nel momento in cui vanno di fuori. E allora, questo emendamento farebbe in modo di togliere in parte questa possibilità, però darebbe mano alle società, appunto alle società scientifiche, la possibilità di definire le linee guida che dovranno essere a questo punto obbligatoriamente seguite, cioè per legge, da parte di tutti i medici. Questo è quello che è previsto da questo emendamento e che dovrebbe passare all'interno della cosa. Allora, ricordiamo che c'è questa cosa che sta sopra le nostre teste, attaccata ad un filo. Allora, per esempio, secondo me Medicina Democratica dovrebbe uscire immediatamente con un documento finale anche a dire chiaramente il pericolo che ci sta dietro questa cosa, perché se da un lato è vero l'idea iniziale, quella di ridurre circa 10 miliardi per la medicina difensiva che appunto va a appesantire le spese di natura sanitaria, in realtà però facendo in modo che le società scientifiche abbiano in mano la possibilità di decidere quali siano le linee guida, questa cosa potrebbe aumentare di 5 volte queste uscite, perché è chiaro che una società scientifica, si faceva l'esempio degli urologi con il PSA, nel momento in cui qualcuno mette in dubbio il PSA, insomma, io l'altro ieri qui a Mirelvine, nella mia azienda ospedaliera, c'erano gli urologi nella hall che facevano a tutti, davano a tutti una sorta di volantino dicendo che bisogna andare a fare il PSA e la visita urologica a partire dai 40 anni. Allora, capite bene che le società scientifiche è come mettere la volpe all'interno del pollaio, per cui questo è un elemento assolutamente importantissimo. Poi riprendo quello che giustamente diceva Maurizio prima, la questione assolutamente anche questa emergenziale, perché è lì, insomma, che è relativa appunto alle assicurazioni, alle assicurazioni sanitarie, certo,
con chi ci possiamo alleare in questa fase è, non è semplice, io non ho la risposta, perché di fatto le organizzazioni sindacali stanno battendosi per ottenere questa cosa in cambio di parte di... Allora, che cosa devo fare? Innanzitutto bisogna far capire che il problema è questo e non è poco, per cui anche cercare di ulteriormente fare un'informazione, una sensibilizzazione almeno all'interno delle realtà che ci sono vicine, ed è per quello che noi avevamo parlato di reti. Le reti, continuo a dire, c'è chi dice che è qualcosa di già superato, può anche darsi che sia qualcosa di superato, chiamiamolo con un'altra cosa, però l'importante è che chi effettivamente è sensibile su determinati su determinate questioni e si ritrova in un determinato percorso possa riunirsi, perché sennò è ovvio che in questo caso si arriva appunto, come si diceva prima, che arriva il politico di turno, dice allora la situazione è così, poi c'è il dibattito, dice esattamente il contrario, e poi alla fine nelle conclusioni dice è come dicevo io, il problema di fondo è questo, insomma. C'è un altissimo su cui si possa alleare con i cittadini. Il PSA è morto, perché chi dice che deve fare il PSA è assolutamente antiscientifico. La cosa importante invece è un'altra. Se il genere, che io conosco e ho anche il suo numero di telefono, ha detto una cazzata di questo genere, io tardi lo chiamo e lo mando a cacare. Avete visto che ci metto poco. Sai perché? Perché le società scientifiche non conta niente, nel senso che a noi medici, a me che faccio il chirurgo, mi preoccupano i giudici. E cosa dicono i giudizi dei giudici? Dicono nero su bianco, tu hai scritto secondo le linee guida, non importa nulla, non è un giustificativo, sei ugualmente responsabile. Quindi lo vado a cagare. Se però passa... Scusa. Buonasera, sono Francesca e vi parlo a nome del Coordinamento Toscano in Difesa della Salute, che si è costituito nel 2013 ed è composto da realtà sociali, politiche, comitati, associazioni, sindacati di base e anche singoli cittadini. Diciamo che comprende quasi tutto il territorio regionale, perché visto che vi partecipano dalla città di Firenze, Pisa, Lucca, Pistoia, Massa, Cecina, Siena, Viareggio, se mi sono dimenticato qualcuno ditemelo, portando quindi il proprio contributo di esperienze in regione dove, nonostante il sistema toscano sia portato a modello in Italia, stiamo subendo un duro attacco in direzione della dismissione del sistema pubblico sanitario, con tagli superiori a quelli richiesti dal governo con il patto della salute. Il coordinamento è quindi frutto delle lotte e delle resistenze locali già esistenti in gran parte del territorio regionale e ha avuto fin dall'inizio l'obiettivo di unificare e coordinare al fine di renderle più efficaci e più visibili. Dalle prime assemblee che abbiamo fatto è nata la necessità di il bisogno di informare sia i lavoratori che i cittadini, perché uno degli obiettivi del coordinamento è proprio unire i lavoratori della sanità con i cittadini, quindi con l'utenza. Quindi per dare informazione ci dovevamo preparare. Abbiamo fatto dei gruppi di lavoro, uno era sul project financing, sul progetto di finanza, per quanto riguarda i 4 ospedali in regione nati con questo progetto, l'altro era sui ticket e dopo semmai Elena rafforza un attimino di più la campagna che abbiamo fatto con la raccolta firme sull'aumento dei ticket, sul ticket sulla digitalizzazione e in fin dei conti cioè, già paghiamo tramite le tasse una sanità, quindi questo per noi era una tassa ulteriore rispetto alla malattia. Dopo il gruppo di lavoro dei TIET c'è stato anche un gruppo di lavoro che si è occupato sulla delibera regionale, la 1235 del 2012, che è quella che ha permesso la chiusura di tutti i vari consultori, ambulatori, presidi sanitari, riabilitativi, piccoli ospedali e così via nella nostra regione.
Da questi gruppi, dopo aver dato informazioni alla cittadinanza tramite assemblee pubbliche, sono nate anche delle mobilitazioni. Abbiamo fatto qui a Firenze due manifestazioni contro la privatizzazione della sanità pubblica, quindi contro la chiusura di tutti questi presidi sanitari. E abbiamo fatto presidi, abbiamo cercato di essere presenti all'inaugurazione dei quattro ospedali, dei tre ospedali con il project financing. E diciamo che questo coordinamento è servito molto a, riuso la parola rende, perché in fin dei conti ci ha messo in comunicazione. Quindi sia comitati che associazioni che sindacati di base si sono messi in rete, ci comunichiamo per le varie situazioni che ci sono nelle varie storie, nelle varie zone toscane, e da qui parte, dopo una discussione, le iniziative da dover fare. Con la legge 28 sinceramente è stato uno tsunami, nel vero senso della parola, perché come prima risposta c'è stata appunto questa raccolta firme per il referendum abrogativo. Una parte di noi ha partecipato a questa raccolta firme, un'altra parte ha continuato il lavoro di assemblee pubbliche per spiegare questa riorganizzazione, e questa riorganizzazione travolge veramente il sistema sanitario pubblico. Perché noi lo vediamo negli ospedali, io lavoro per esempio a Careggi, e con questi accorpamenti, con questa riduzione dei posti letto, che è stata un taglio incredibile, da noi sono sparite, ma non solo da noi, io parlo da noi in Careggi perché lavoro lì, ma in tutte le aziende ospedaliere, e con questa legge, quindi l'accorpamento in aree vaste, peggiora ancora più la situazione. Vediamo sparire specialistiche importanti, specialistiche, per esempio a Careggi è sparita totalmente la reumatologia, l'allergologia, la tossicologia, la stroke unit, non me ne viene altro. Perfetto. Quindi tagliano spariscono specializzazioni. Cambia il rapporto di lavoro sia per i medici che per gli infermieri che per gli OS amministrativi operari. Cambia il mondo della sanità pubblica, cambia per tutti noi. Perché cambia? Perché in fin dei conti le professioni vengono tracciate, c'è una mannaia sulle professioni, ma anche su quella medica, perché ci ritroviamo medici che fino a quel momento erano specializzati su determinate patologie, che si devono occupare di altro, di tutt'altro, e che questa legge 28 in fin dei conti ci è arrivata come uno tsunami, perché non siamo stati né informati come personale dipendente di tutti i livelli, né formati a dare risposta a questa riorganizzazione. Noi si parte dall'idea che siamo contro la riorganizzazione, perché in fin dei conti è il binario che avvia veramente alla privatizzazione del servizio sanitario pubblico. Però nella riorganizzazione noi non siamo neanche tutti dipendenti del servizio sanitario, non è stato formato per dare risposta all'utente, il quale l'utente è ritornato ad essere semplicemente un numero, una patologia, e soltanto nella fase acuta della sua malattia, perché solo la fase acuta viene presa in mano dal servizio sanitario, dopodiché l'utente si trova completamente solo, abbandonato, perché non c'è risposta sul territorio. L'intensità di cura, che prima la mia collega ha introdotto questo argomento, potrebbe essere interessante se la fase acuta la risolve e viene risolta dalle aziende ospedaliere, ma poi il paziente, l'utente, viene seguito sul territorio. Quindi l'intensità di cura, invece che avere tagli sul personale, ci dovrebbe essere più occupazione, perché c'è più bisogno sul territorio, perché l'ospedalizzazione, e mi riferisco a lei che aveva dei dubbi su quello che ha affermato la mia collega, addirittura Careggi è un bravo medico chi tiene un paziente dai 3 ai 2 giorni. I pazienti escono dall'ospedale con un catetere.
escano con, cioè escano in condizioni dove prima, e prima io non parlo di 100 anni fa, parlo di forse 10 anni fa, ma forse anche meno, l'utente entrava in una maniera in ospedale e riusciva quasi con le sue gambe, quasi che aveva bisogno soltanto della consulenza ambulatoriale per continuare a, nella riabilitazione, nel risolvere la propria malattia. Ora si esce con i catateri addosso e fuori il problema è o della famiglia oppure... Chiedo scusa dell'interruzione, signor, ma perché esce con i catateri? La responsabilità di chi, scusa, Del medico di me. Brava, quindi del medico è responsabile, non perché deve essere bravo. No, non sta così la cosa. No, va bene. Non sta così la cosa. No. L'argomento deve essere trattato in maniera un pochino più profonda, diciamo. Quindi noi siamo come coordinamento, quindi ci interessa molto la parte dei lavoratori e ci interessa in egual misura dalla parte dell'utenza. Perché questo servizio sanitario pubblico purtroppo non dà più risposta all'utenza, neanche più sta dietro al bisogno dell'utenza, perché questi accorpamenti nelle grandi varie aree vaste non tengono più presente il bisogno di quel territorio, è diverso da un altro territorio, qui c'è l'unificazione, di tutto, dalle professioni alla malattia, soltanto in virtù del profitto e del risparmio da una parte, ma il risparmio soltanto sulle spalle dei lavoratori e dell'utente, perché poi il risparmio non c'è da altre parti, perché ieri ho sentito un intervento, mi scusi non mi ricordo, ecco, perché per esempio, no, perché è interessante anche dire che noi operatori veniamo chiamati a dover essere dei tuttologhi, no? Però andiamo a lavorare nella solita struttura, nel solito ospedale, ci sono strumenti diversi, dalle pompe ai monitor, alle TAC, agli strumenti per i mezzi di contrasto. Quindi ci viene chiesto un carico di lavoro e una responsabilità non indifferenti, perché non siamo stati formati per dare questo tipo di risposta. Siamo coscienti come coordinamento, e qui riprendo un attimino in mano la storia del coordinamento, che la strada è in salita per coinvolgere per un coinvolgimento e per una partecipazione della cittadinanza, perché ancora non è avvertita la percezione della deriva della sanità pubblica, ma siamo consapevoli della progressiva distruzione del Servizio Sanitario Nazionale e del diritto della salute, che era garantito soltanto dall'articolo 32, e per questo motivo riteniamo opportuno lanciare campagne di controinformazione per smascherare i piani del governo anche di fronte alla limitazione delle analisi e delle visite specialistiche. Il governo taglia su sanità, istruzione, lavoro, ma potenzia le spese militari, e qui ritorno al discorso delle scelte politiche che fa il nostro governo. Da una parte indebolisce, perché non c'è più prevenzione, non c'è più riabilitazione, c'è soltanto la cura. Guarda strano, c'è soltanto la cura, perché alla cura ci sono abbinate tutte le multinazionali farmaceutiche, della strumentalizzazione e via discorrendo. Ora noi ci chiediamo, e qui vi lancio un interrogativo, come la medicina democratica può intervenire anche nel coordinamento, se siete interessati a parteciparvi. Grazie. Sì. Allora c'era Francesco Carta e dopodiché io farei una breve sintesi delle cose che sono venute fuori come cose che possono essere fatte. Se siete no, ma non è che finisco, che qua finisce. Io sono Francesco Carta, vengo dalla Sardegna, mi interesso di cure, lavoro nelle cure primarie.
Sapendo che nel convegno di medicina democratica era prevista anche una relazione di professor Maciocco, io sono venuto con maggior entusiasmo, anche perché per molti di noi il professor Maciocco è un maestro e un esperto di cure primarie. E, tra l'altro, il professor Maciocco è stato chiamato a collaborare con una commissione di cui io faccio parte in quanto medico di base, medico di famiglia, che è stata istituita presso l'assessorato regionale alla sanità in Sardegna, a collaborare per lavorare nella riorganizzazione delle cure primarie. E noi abbiamo aderito con grande entusiasmo. E gli oppositori di questo processo ci accusavano, dice, guardate un po', vogliono importare in Sardegna il modello toscano. Ora, dopo essermi, questo succedeva molto tempo fa, poi le cose sono andate diversamente, informandomi di ciò che sta avvenendo in Toscana, ovviamente gli elementi di preoccupazione ne sono tanti, perché in realtà un modello toscano c'era, non è stato applicato e adesso si vuole fare altro. Io faccio parte di questa commissione con grande entusiasmo, ancora non l'ho perso, sono ancora moderatamente ottimista, poi non so che fine farà questo lavoro che facciamo noi, perché già le contromanovre sono in atto, perché si voleva lavorare per dotare il servizio sanitario, che ormai purtroppo non è più nazionale ma è regionale, di una rete di cure primarie che sia in grado di dare risposta a quella che la primaria richiesta di intervento del Servizio Sanitario Nazionale per tutti i cittadini, tenendo appunto che noi dobbiamo garantire l'intervento a tutti universalistico. Il professor Maciocco ci ha sempre spiegato che un buon servizio di cure primarie permette a un servizio sanitario di reggere e che tutti i paesi, anche i paesi anglosassoni, anche il sistema sanitario americano, si vuole dotare di un buon servizio sanitario, di un buon servizio di cure primarie per reggere sul piano della sostenibilità sociale ed economica. Non fare questo vuol dire mettere in discussione tutto veramente. Allora, io mi ricordo negli anni 80, quando era ministro della sanità De Lorenzo, quando propose la 502, nella prima parte, nella prima proposta c'era anche l'istituzione dell'obbligatorio delle assicurazioni, quindi servizio, non più servizio sanitario, ma le assicurazioni che dovevano dare garanzia assicurativa ai propri iscritti. E che su questa proposta c'era anche una tiepida opposizione da parte dei sindacati, perché nella proposta che allora aveva fatto De Lorenzo prevedeva anche la gestione di questo passaggio al sistema assicurativo, la cogestione da parte dei sindacati, i quali guardavano anche con un certo interesse a questa cosa. Poi le cose, fortunatamente, per quanto riguarda questo, sono andate diversamente. De Lorenzo era caduto in disgrazia e di cose assicurative non se n'è più parlato. Il professor Maciocco ci spiega nei suoi scritti che di questo sistema non ne parla più in maniera così brutale come fece allora De Lorenzo, ma in maniera subdola sta emergendo in maniera... Ecco, io penso che noi una riflessione dobbiamo averla, e per me è stato utile cercare di capire cosa sta avvenendo anche in Toscana, quello che alcuni di noi volevano indicarsi come modello prima dell'ultima riforma per la quale voi state chiedendo giustamente il referendum e volete la punizione. Cioè, se noi abbiamo un buon servizio di cure primarie, possiamo gestire quelle che sono le malattie emergenti croniche di cui gli epidemiologici hanno, e queste malattie croniche noi le dobbiamo gestire prevalentemente a domicilio, ma non è a domicilio che chi ha i soldi si chiama l'infermiere e se lo paga, no, è che il servizio sanitario deve garantire una rete assistenziale pubblica per tutti, per gestire anche il catetere, per gestire anche le cure
palliative, per gestire la pompa di morfina, per gestire tutto quello che c'è da gestire a domicilio. E io penso che se questo non viene fatto, veramente allora i livelli di spesa del Servizio Sanitario Nazionale tenderanno ad aumentare e prima o poi dovrà esplodere sul piano economico e finanziario. Poi poco importa che sia di destra o di sinistra, ma comunque questo chi sarà chiamato farà, sarà chiamato a dei tagli incredibili, e quindi su questo penso. Ma io penso che questa discussione per me è utile, può essere magari, magari anche, anche approfondita, perché i tempi sono, sono quelli che sono, abbiamo le competenze per poter affrontare anche, anche questa discussione. In che modo noi possiamo incidere, non lo so, io posso vedere in che modo posso incidere per quello che posso fare anche all'interno di questa commissione regionale, però sicuramente gli elementi di preoccupazione sono, sono notevoli. Finisco dicendo che comunque avere un buon livello di cure primarie eviterebbe anche il ricorso eccessivo all'emergenza, perché, perché ci si rivolge all'emergenza quando non ci sono le cure primarie, si ricorre a degli interventi, inappropriati, a delle richieste inappropriate sul piano assistenziale, sul piano farmacologico. Le liste d'attesa spesso sono determinate dal fatto che sono inappropriate le stesse richieste. Molte delle visite specialistiche richieste potrebbero essere evitate tranquillamente se ci fosse un buon servizio di cure primarie. Grazie. Volevo dire che il modello toscano di sanità poteva anche andare bene fino a qualche tempo, un po' di tempo fa, se non ci fosse stato chi ha governato Regione negli ultimi anni e che ha fatto di tutto per distruggerlo. La legge 28 è l'assalto finale, la spallata definitiva per la distruzione del sistema sanitario pubblico, perseguendo un disegno criminale, perché quando si attenta a un diritto costituzionale come quello alla salute si fa un'azione secondo me criminale. I posti letto nel territorio sono stati ridotti in una maniera drammatica, la costruzione dei 4 inutili ospedali col project financing che indebiterà l'azienda sanitaria per i prossimi 30 anni ha provocato un'ulteriore contrazione di posti letto. Faccio l'esempio di Lucca, che aveva un ospedale che funzionava dignitosamente, non era bello, non era non plus ultra, ma funzionava dignitosamente. Con questo ospedale molti servizi, tra cui il servizio delle operazioni per le donne che fanno le mastectomie o le quadrantectomie, sono peggiorati, i posti letto sono precipitati, quest'inverno che ci ha dato l'epidemia di influenza hanno sospeso gli interventi programmati perché non avevano i letti, quindi l'intenzione non è di abbassare i posti letto, è di distruggerli proprio, che non ci siano più, con la favoletta del territorio. Il territorio non c'è, i pazienti sono lasciati a se stessi in condizioni acute, in condizioni gravi, sono lasciate sulle spalle delle famiglie. I pazienti poi, riguardo alle dimissioni precoci, cioè bisogna andare sulla condizione del paziente, a volte può essere tardiva una dimissione in 4 giorni, a volte può essere troppo precoce una dimissione in 7 giorni, l'organismo umano non è uguale per tutti, non è impacchettabile in linee guida, in protocolli e menate varie di questo tipo, perché io vedo gente che fino al giorno prima lavora in ortopedia avversiva, aveva la febbre a 38,5, il giorno dopo la 37,2, il pomeriggio si manda a casa, presumendo che questa sia una condizione clinica stabile, dopo 10 giorni ritornano con infezioni, con cose di tutti i tipi che devono fare ulteriori interventi e via discorrendo. Quindi questa è la realtà. E il tranello, voglio anche parlare del tranello della chiusura dei piccoli ospedali, perché i piccoli ospedali non erano, naturalmente se si limitavano a fare le cose di base, non erano quella cosa così tremenda come ci volevano far credere. Faccio l'esempio della maternità di Fidizzano, che è stata chiusa, era una realtà di eccellenza, un ottimo servizio di ostetricia e maternità.
Beh, parlate con le operatrici che fanno parte del comitato per la difesa dei piccoli ospedali. È stato chiuso perché erano un pochino sotto del numero dei parti stabilito per cui il reparto deve rimanere aperto. Conseguenza, le donne, tante donne da Fivizzano a Massa partoriscono un'ambulanza. Se va tutto bene, prima o poi ci scapperà il morto, ma gli costerà meno risarcire il marito della perdita della moglie, del figliolo, di tutte e due, che mantenere un reparto di maternità. Tanto la logica di loro è quella. E fanno, i risparmi li fanno così. Noi a Viareggio lo sappiamo perché ferrovia, mi costa di meno affrontare un processo, risarcire e mettere il sensore antisvio su tutti i treni, e in sanità è la stessa cosa. E il taglio continuo di risorse, il taglio di operatori che con questi prepensionamenti o licenziamenti, diciamo, chiamiamoli con loro nomi, quando arriveranno gli infermieri e si chiuderanno veramente gli ospedali, meno operatori, meno risorse, gli ospedali diventano dei posti insicuri. C'è davvero paura andare a certi ospedali a farsi operare. Chi ha due soldi lo sa, si fa le assicurazioni, va nel privato che diventerà sempre di più agguerrito, sempre di più competitivo, soprattutto per gli interventi programmati, per gli interventi nei quali c'è da guadagnare. E al pubblico cosa resterà? Resteranno con grandi pronto soccorsi all'americana, con una grande confusione dove si stabilizza la gente proprio perché non voglia lì e poi ti rimanda via. Dobbiamo opporci a tutto questo, però dobbiamo avere chiaro che la nostra controparte qui in Toscana è la regione, questa regione che sta facendo scempio di tutto quello che c'era di buono nella nostra sanità. Mentre ti sposti di una volta, dunque, siccome non ci sono, qui c'è un documento che hanno mandato da Lucca, siccome ti ha parlato dell'ospedale di Lucca, ha fatto un progetto, non c'è tempo di mettersi naturalmente a leggerlo, però il documento è qui in cartaceo e comunque è stato messo, dato a me, dato per mettere negli atti. E magari dopo, alla fine di questo documento, volevo leggere però due righe perché sono anche un contributo per le proposte. No, come volete, lo posso fare anche dopo. Lo leggo ora perché sono un contributo, diciamo, scritto da Raffaello Papeschi, che è morto un mese fa, che era uno psichiatra di Lucca, molto impegnato per 10 anni lì nel Comitato Lucca per una sanità migliore, e a tutti gli incontri che facevamo portava sempre questa proposta, e quindi la volevo leggere perché secondo me è sempre stata una proposta che doveva essere fatta proprio da Medicina Democratica. Glielo dicevo, gli avevo detto che sarebbe venuto al convegno, ma è andato via prima. Lo leggo velocemente, tanto sono proprio le sue parole, e sono la parte conclusiva di questo documento. Noi tutti continuiamo a lamentarci e a protestare contro la politica della Regione Toscana di smantellamento della sanità pubblica a favore di quella privata, la chiusura dei distretti e dei piccoli ospedali, il dell'assamento di altri ospedali a livello di pronto soccorso, la riduzione dei costi letto totali e la mancanza di quelli per la riabilitazione in la fase post-acuta, l'introduzione del ticket di digitalizzazione, le liste bloccate a favore delle strutture private, il ricorso al project financing e a tutte le altre cose che ormai ben conosciamo e che ci siamo detti anche oggi. Tuttavia finora non abbiamo ottenuto quasi nulla, ad eccezione di qualche titolo a 3 colonne sui giornali per le nostre manifestazioni. La ragione è ovvia. La regione Toscana non è oltretutto la peggiore, anzi la stampa ci dice che è la migliore per la sanità in Italia, ma come tutte le altre regioni nella sanità ha il coltello per il manico. Il coltello, e qui è il punto cruciale, il decreto legislativo 502 del 30 dicembre 92, opera del primo ministro liberale De Lorenzo, che ha trasformato le USL in ASL. La prima incongruenza è stata la nomina del direttore generale da parte della regione con contratto a diritto privato a capo di una struttura composta da operatori a contratto pubblico. A sua volta il direttore generale nomina gli altri direttori e può scegliere i primari dei vari reparti ospedalieri per chiamata e non per concorso. Tutto ciò ha creato una piramide di poteri al cui vertice c'è una persona sola, il governatore della regione, che ora con l'accorpamento sarà ancora più potente, che può stabilire le linee di indirizzo e ricattare chi non si adegua.
Le ASL funzionano con criteri di economia di bilancio e non di servizio pubblico, in base ai quali il direttore generale più risparmia sulla gestione interna di strutture e servizi e più guadagna come premio di manutenzione. Questo è interesse privato in atti d'ufficio. Poi c'è tutta una pochina di storia sul comitato di gestione, sulle unità sanitarie, comunque la lascio perché se il tempo non c'è. Bisogna però cambiare, leggo la conclusione, bisogna però cambiare passo, alzare il tiro della nostra azione, lanciare una campagna nazionale superando i confini della Toscana e cercando la collaborazione con altre associazioni sanitarie e probabilmente anche di altri movimenti o partiti per promuovere un referendum abrogativo del decreto legge 502-92 per il ritorno alla legge 833-78, cioè ritorno cioè all'ottica della sanità come servizio pubblico e non gestito con criteri di budget e di profitto personale. Se nella precedente esperienza dell'833 si sono verificati eccessi di indebitamento pubblico non giustificati altro che da una compiacenza clientelare dei comitati di gestione locali verso le popolazioni amministrate, sta alla Regione sorvegliare e controllare i bilanci, ma non anche programmare il servizio in tavolino, stando rinchiusi nel palazzo lontano dalle esigenze del territorio, altrimenti penso che le nostre proteste avranno lo stesso effetto che abbaiare alla Luna. Questo l'aveva scritto ai primi d'ottobre di quest'anno. E lo spunto è il referendum abrogativo della legge 502. Sostenevo ogni volta, anche quando si era in Regione per quello di regionale, perché tutte le volte... Non si può fare, sono scaduti i tempi. Potremmo fare un'altra legge 833. Comunque il documento è qua, Applichiamo la legge 833 che diremo. Allora, io volevo portarvi il contributo di alcuni compagni di Medicina Democratica di La Spezia e chiedo anche l'aiuto del dottor Lena. No, se si siede qua facciamo meglio e almeno ti passo il microfono. Fanto. Dunque, ripeteremo certo anche cose già dette e tenteremo di fare una proposta organizzativa, che in quanto tale, come tutte le proposte organizzative, è suscettibile di discussione, anzi viene messa in discussione, e può prendere altri nomi e può prendere altre vie, tenendo presente che però appunto è indispensabile un cambiamento rispetto alla gestione della sanità attuale, che potrebbe partire, come dicevamo ora, da una riedizione o una applicazione della 833. In questo periodo in cui vanno di moda gli attacchi alla Costituzione ed è esplicita la volontà da parte del governo di modificarla in tutte le sue parti, noi di Medicina Democratica intendiamo proporre un atteggiamento diverso, divergente rispetto a quello che sembra essere lo stereotipo che predomina. La carta fondamentale nata dalla Resistenza noi vogliamo difenderla e rafforzarla, a partire dalla tutela della salute attraverso la difesa e la riqualificazione del Servizio Sanitario Nazionale. Volevamo ricordare che oltre al fondamentale articolo 32, molte sono le parti nelle quali la Costituzione si occupa della salute dei cittadini. Ad esempio l'articolo 11, che tratta di un altro aspetto per noi basilare, la pace fra i popoli, ma il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà incide fortemente anche sull'atteggiamento che lo Stato italiano e le sue istituzioni dovrebbero mantenere nei confronti, per esempio, delle servitù militari, nonché delle conseguenze sullo stato di salute della popolazione che le basi militari possono avere. Se ne è parlato ieri sera. Clamorosa a questo proposito è la situazione della Sardegna, sottoposta ai vincoli che una gigantesca organizzazione di guerra, il 65% delle servitù militari complessive, impone a un territorio così piccolo e fragile. Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. Nella zona di Perdaltefuoco, Salto di Quirra, dove c'è una grandissima base, dove gli eserciti di tutto il mondo vanno a sperimentare le loro nuove armi, muoiono di cancro animali e persone. L'economia pastorale e agricola è alla rovina, nessuno nell'isola compra più i prodotti che vengono da questa zona, un procuratore coraggioso ha messo sotto accusa i responsabili militari, ma tutto prosegue come prima.
La violazione continua della legge da parte di un potere intoccabile, vero e proprio portatore di morte, rende esplicito ancora una volta che la difesa della salute deve accompagnarsi sempre alla difesa della legalità. E la prima cura per tutelare i bisogni di salute del nostro popolo è la legalità, come del resto ha dimostrato per altri versi l'esempio indecoroso della contraddizione fra lavoro e salute, che non dovrebbe proprio esistere, della Ilva di Taranto. Tutto questo, questa apparente divagazione, ci serve per dire che in tema di difesa della salute occorre avere un approccio multidisciplinare e multilaterale, che questo problema deve essere osservato da molteplici punti di vista, così da poterlo affrontare in modo consapevole e responsabile e senza nessuna ambiguità. Perciò è necessario costruire, è stato detto in tutte le salse, un'ampia rete di alleanze che lotti contro tutte le misure di controriforma, per riaffermare il diritto alla salute costituzionalmente garantito, dunque non negoziabile, e per difendere, o meglio riconquistare, un servizio sanitario pubblico, universale, gratuito, partecipato, di qualità, finanziato con la fiscalità generale. La Costituzione dice che la salute del cittadino è interesse della collettività, dunque un bene comune, e la sua difesa fa parte della più generale difesa dei diritti inalienabili della persona, del lavoro, dell'ambiente in cui viviamo, insomma della casa comune, per dirla con Francesco Primo. È nostro compito, noi pensiamo, rispondere al violento attacco neoliberista contro i diritti e contro il sistema sanitario di sicurezza sociale con lo scopo di privatizzarlo e proporre un nuovo modello di welfare basato sulla partecipazione e sulla prevenzione. In ambito sanitario questo modello dovrebbe porsi come obiettivo fondamentale assicurare e o ripristinare l'autonomia delle persone assistite, e per autonomia intendiamo, riprendendo una definizione infermieristica che ci piace, io di base sono un infermiere, autonomia è la capacità di svolgere senza impedimento alcuno le cosiddette attività di vita quotidiana e di prendersi cura di sé e dei propri cari. Ma il raggiungimento di questo obiettivo implica evidentemente molti elementi sanitari, sociali, familiari, della comunità di riferimento, di rete, economici. Con tutti questi elementi, che si occupa di salute e gli operatori in primo luogo, deve confrontarsi costantemente, curando in modo particolare gli aspetti della comunicazione e dell'abbandono di ogni atteggiamento stereotipato ed autoreferenziale. Sui dati, dunque, noi facciamo una proposta partendo dai dati. Sui dati, sui dati non mi sto a dilungare perché sono stati esplicitati. La cosa che ci piace sottolineare è che nella spesa sanitaria italiana sono compresi circa 35-36 miliardi di spesa privata, che non agisce in sinergia con le prestazioni offerte dal sistema pubblico, anzi spesso lo raddoppia inutilmente. I due sistemi, pubblico e privato, non producono, come dovrebbe essere, una somma di benefici in termini di salute. Anche questi aspetti contribuiscono a corrompere l'integrità del sistema pubblico e vanno perciò affrontati a viso aperto. Esiste una sola soluzione: imporre ai professionisti, in primo luogo ai medici, la scelta tra sistema sanitario pubblico e medicina privata, senza ambiguità e senza contaminazioni di adulti. È già stato detto che il 41% dei nuclei familiari, nel 41% dei nuclei familiari almeno una persona in un anno ha dovuto rinunciare a delle cure, a delle prestazioni essenziali, a causa delle code chilometriche e dei ticket sempre più salati. Il rapporto è ormai 75% spesa privata, 75% di spesa pubblica, 25% di spesa privata, con un costante e progressivo slittamento verso il privato. Ovviamente noi ci dobbiamo opporre a questa privatizzazione non più strisciante, ormai esplicita, e fare una proposta che si basa su uno dei dati essenziali dei caratteri epidemiologici della nostra popolazione, che continua ad invecchiare
e all'interno di una popolazione che invecchia c'è un continuo aumento delle malattie croniche che oggi costituiscono il 30% della popolazione malata e assorbono il 70% delle risorse. Allora occorre appunto modificare il sistema sanitario, rivederlo, a partire da una proposta che si basa appunto sulla strutturazione di servizi territoriali adeguati a dare una risposta alle richieste di salute che vengono dai cittadini. La proposta è questa, e noi li abbiamo chiamati poliambulatori, ma li possiamo chiamare come diavolo volete. L'importante è che vengano strutturati appunto dei servizi che noi chiamiamo poliambulatori, una rete, a partire dalla riorganizzazione dell'attuale rete ospedaliera dei servizi territoriali, poliambulatori specialistici operanti 7 giorni alla settimana che possano dare risposta anche a un altro degli aspetti critici del nostro sistema sanitario. Attualmente solo la metà delle visite specialistiche viene effettuata in regime di sistema pubblico e in tempi accettabili rispetto alla richiesta. Questi ambulatori devono in prospettiva, ovviamente dotati di tutte le risorse necessarie, poter annullare le liste d'attesa per visite esami e alleggerire anche il sovraffollamento dei pronto soccorsi, creato dall'afflusso di codici bianchi che si rivolgono all'ospedale perché non trovano altrove altro tipo di risposta. Occorre poi un potenziamento delle strutture protette per anziani con un taglio assistenziale più marcato che fungano anche da centrali operative per l'attivazione dei servizi di assistenza domiciliare, i quali a loro volta dovrebbero essere posti nella condizione di prendersi in carico persone anche ad elevata richiesta assistenziale, esempio malati oncologici e non realizzati, sempre perseguendo l'obiettivo della conquista dell'autonomia, seppur parziale, nelle condizioni date. Una sottolineatura. Se vogliamo discutere di ospedali per intensità di cure o di altri modelli organizzativi, secondo me è legittimo farlo. È legittimo farlo dicendo che, appunto, se c'è una dimissione precoce, a fronte deve esserci una proposta, che può essere questa, può essere un'altra, nella quale c'è chi si prende in carico della persona. E a proposito di quello che si diceva prima, se il paziente dimesso con febbricola diventata infezione qualche giorno dopo, appunto è un problema, il problema in quel caso probabilmente non risiede nella dimissione precoce, risiede nel fatto che in sede di intervento o in sede di assistenza in reparto si è fatta, scusate il termine, qualche puttanata, per dirla in termini professionali. Le difficoltà presentate nella sfida che abbiamo di fronte non sono di tipo tecnico, perché, come ha detto già qualcuno, tutti i dati che ci possono servire sono rilevabili già dagli strumenti informativi che sono a disposizione delle aziende. Richiede invece un significativo mutamento di orizzonte culturale da parte della popolazione e degli operatori, accompagnato da sostanziali modifiche formative degli operatori ed organizzative delle strutture. È necessario comprendere che le amputazioni a fini di presunto risparmio di posti letto e di servizi si può rispondere proponendo al contrario di investire anche economicamente in nuovi modelli e logiche organizzative che prevedano una costante osmosi fra i diversi livelli di intervento e un costante rapporto fra i bisogni mutevoli e offerta sanitaria. Si tratta di uno schema di medicina di iniziativa che intende opporsi ai paradigmi della medicina d'attesa, aspettiamo che ci arrivi il malato, o ancora peggio della medicina difensiva, quella appunto che spreca 10 miliardi. Ricordo che questo spreco è un altro affronto alla legalità e per quanto riguarda l'appropriatezza non dico nulla, a parte il fatto che sono d'accordo con quello che diceva Beppe, che forse è stato anche un po' travisato. Ricordo solo che c'è un comunicato stampa di Medicina Democratica del 24 settembre 2015 che dice chiaramente che cosa si intende, cosa la medicina democratica intende per appropriatezza. Mi manca, lo faccio dire a lui, il rapporto operatori, cioè cittadini, utenti. Ci sono evidentemente delle condizioni, cioè ce ne sono tante, sono problemi.
queste sono cose che ci diciamo alla svelta, però poi richiedono una riflessione, perché ci sono tanti punti nelle relazioni, c'è tutta una linea di cose in comune che invece nella punteggiatura creano diverbio. E invece se noi troviamo le sedi per ragionarne meglio, noi troviamo dei punti molto interessanti che danno risposte diverse. Questa è un'opportunità, ma non è del tutto un'occasione. Comunque, le quattro mosse che diceva lui, cioè la riorganizzazione, le quattro mosse, le quattro passaggi, che poi chiamala con laboratorio, chiamala casa della salute, cioè chiamala come lo vuoi, l'importante è vedere cosa ci fa, insomma, come la riorganizzazione ospedaliera, come tutti questi passaggi, prevedono tre condizioni preliminari, e le tre condizioni preliminari sono la relazione, per esempio Pieroni, mi sembra che ti chiami, no? Sì, e per esempio anche Beppe, ora io non vi conosco nessuno, per cui invento i nomi. Cioè, ci sono delle condizioni di fondamentali da ricostruire, che poi ci si costruisce un'alleanza politica su queste cose. Noi dobbiamo, Medicina Democratica è un movimento di lotta politico che però è fatto da operatori, c'è tanto sapere qua dentro. Ho sentito delle cose io enormi ieri e oggi, e noi dobbiamo avere la possibilità, la capacità di fare un filtro. I muscoli, io vengo da Spezia, i muscoli fanno filtro. Noi dobbiamo avere questa capacità di trasformare le cose. Avere la possibilità, questa conoscenza di base, questa conoscenza varia dei sociologi, degli infermieri, di tutti gli operatori, del gestionale, che sono tutti divisi, li hanno tutti divisi tra di loro, invece bisogna trasformarli in piattaforme di lotta, ma non nella vecchia, cioè anche con gli striscioni, ne abbiamo fatti quanti ne volete. Possiamo fare anche una gara, ma i microprogetti pilota che ripartano e riprendano gli elementi di lotta, e attraverso quelli, attraverso l'operare è lì sopra che si costruiscono le alleanze. L'alleanza primaria deve essere quella tra paziente, che poi paziente è un brutto termine, impaziente, cittadino e operatore. Secondo me ci sono un mucchio di... ma ci vuole... io sono lento, scusatemi, ci vuole più riflessione, più tempo. Però si possono fare, perché ci sono, per esempio, le cose che ha detto lei, che si collegano con le cose che ha detto lui, delle cose che ho sentito dire da lei nei corridoi, che si collegano con la lotta per l'assistenza integrativa. Per esempio, l'assistenza integrativa, la Medicina Democratica, si può muovere... Allora, però, prima di tutto ci sono due emergenze, secondo me. Una detta da Kings, conosco pure Aurora io, e gli altri per me sono tutti X e Y. Da X, cioè questa faccenda di legge di stabilità, è chiaro che ci sega. Noi, se no stiamo ballando la samba mentre gli altri siamo sul Titanic. Allora, organizziamoci come Medicina Democratica, non la Commissione. Tutta la sua forza possibile, tutta la sua possibilità di alleanze, e fare qualcosa che io non so fare, ma sulla base per questa questione della legge di stabilità. La seconda cosa importantissima è la faccenda dell'assistenza integrativa, e lì bisogna parlare col sindacato, a partire da quei sindacati che secondo me sono un po' più attenti. È difficile, poi sull'attenti cerchiamo di non dividerci. Cerchiamo di parlare un po' con tutti, non so, le cose cambiano alla svelta, non so, Landini adesso ci ha messo anche la guerra dentro, ecco, cioè, per cui queste qui sono due priorità emergenziali, diciamo, però la realtà, la differenza tra rivolta e rivoluzione è che la rivoluzione ha bisogno di tempi, no? Ecco. Però queste due cose sono emergenziali e io le metterei come priorità. Poi invece farei dei momenti di approfondimento sulla cronicità, sul basta. Allora, faccio una domanda appena finita. Sì, basta, io. Hai una domanda per il
prendere delle decisioni. Una cosa rapidissima, solo perché poi devo andare via. Il discorso parte da lontano, parte dalla globalizzazione, dalla post-democrazia. Sta succedendo un disastro non solo per la sanità è un epifenomeno in mezzo all'anno, a tutto il resto. Però dobbiamo ricordarci di una cosa: se quando alle assemblee sindacali, alle riunioni, a discorsi con i cittadini, a discutere con la direzione, ci andiamo solo con la rabbia, oppure ci andiamo con i preconcetti, ma non ci andiamo con la cultura, abbiamo perso. Siccome siamo dei tecnici, noi dobbiamo fare cultura, insegnare ai cittadini, spiegare le cose ai cittadini, la rivoluzione poi la fanno. Arrivederci. Un po' perché molti compagni stavano andando via, mi sono permesso di sintetizzare quello che è venuto fuori qua. Dove è il compagno? Scusa, ti do le spalle. Come ti chiami? Allora,